Allora, come vi ho detto, praticamente qua ci troviamo di fronte a questa sorta di libro che si presenta come cronaca, vicenda di eventi, la cronaca di 28 giorni diabolici, una storia vera. Di per sé poi, lo dicevo già prima, questo è un trucco che comunque è stato usato anche dal cinema, cioè quante volte i film dicono tratto da una storia vera. Uno degli ultimi casi, anzi in realtà è piuttosto datato, però vabbè. Portate pazienza, ma io sono rimasta agli anni 90. Uno degli ultimi casi che fece scalpore, che effettivamente ci fu veramente tanta gente che lo prese come cronaca vera, e quando andò al cinema, peraltro si impressionò tanto da star quasi male, è stato ad esempio il primo The Blair Witch Project. Io ero andata a vederlo al cinema con una mia amica, quindi era il 1900. 99 forse. Dovevo tipo avere 13 anni. Non penso fosse il 2000, forse era già proprio il 1990, comunque il primissimo, ecco, se non era il 2000, era comunque in quel periodo di tempo lì, 1999-2000. E mi ricordo che mentre a me non fece più di tanto impressione, la mia amica ad un certo punto uscì proprio fuori, cioè non ce la faceva più, era talmente tanto terrorizzata da questo. Poi di per sé non si vedeva neanche niente, cioè si vedevano praticamente questi filmati registrati con questa telecamera scrausa, diremmo oggi, in bianco e nero peraltro, con tutta la cosa tremolante, le riprese tremolanti, non si vedeva chissà che cosa, però. Se uno comunque partiva dal presupposto che la storia fosse vera, che quello fosse un filmato vero, che i tre videomaker effettivamente fossero spariti nel bel mezzo di questo bosco infestato dalla strega, poteva effettivamente sentirsi male in determinate immagini, e difatti la mia amica, mi ricordo che lei uscì direttamente, cioè ad un certo punto non ce la fece proprio più. E uscì proprio dalla sala, è tornata dopo, penso, 20 minuti che si è calmata. Mi ricordo che proprio mi è rimasta impressa come cosa, perché tra l'altro credo che non fosse neanche l'unica, perché sapevo anche di altra gente che era stata proprio male a vedere il film. Tra l'altro, infatti, all'epoca quel film lì fece proprio successo proprio per questo motivo, perché in realtà venne spacciato come storia vera, girato proprio con quattro soldi, con una qualità assolutamente dozzinale, e praticamente diventò proprio un best seller, cioè mi ricordo che le sale cinematografiche erano piene, tutti i giornali ne parlavano, venne appunto spacciato come storia vera, e il suo fascino terrorizzante consisteva proprio in questo, nel fatto che venne spacciato come storia vera. Poi ne sono usciti anche altri fenomeni che io comunque non ho visto più di tanto, comunque non ho seguito, tipo ad esempio anche Paranormal Activity, se ricordo bene, o forse anche REC, che comunque anche quelli si basavano su questi, diciamo, video fatti molto male, registrati così con due soldi, però venivano spacciati come filmati veri, quindi l'effetto era, diciamo, reale. Però io non sono stata lì a seguirli, quindi mi ricordo appunto del fenomeno della strega di Blair, perché all'epoca veramente se ne parlò fino allo sfinimento. E questo libro ovviamente ricalca un po', diciamo, che usa un po' questo escamotage, nel senso che fa passare tutto come se appunto fosse una storia vera. Adesso vi leggo un paio di passaggi che ho selezionato, diciamo, delle pagine che più mi terrorizzarono all'epoca, l'avevo letto appunto da bambina, 9 anni, 9, probabilmente non avevo neanche 12 anni quando l'ho letto. E ripeto, se siete persone, diciamo, sensibili, impressionabili, ovviamente il video non guardatelo, quindi saltate direttamente. Non voglio terrorizzarvi, ovviamente. È un libro dell'orrore, quindi un libro del terrore, quindi ovviamente bisogna essere anche, diciamo, amanti del genere e anche conoscere se stessi, quindi se sapete di essere persone estremamente sensibili, superstiziose, state comunque attraversando un momento, diciamo, non bello, non volete, diciamo, cose deprimenti, comunque che fomentano magari sentimenti legati all'angoscia, alla malinconia, alla tristezza, ovviamente il video non guardatelo, no, lo dico giusto perché è giusto comunque mettere, diciamo, chiamiamoli dei disclaimer
quando si parla di cose, diciamo, che possono avere anche degli effetti che turbano le persone, è giusto avvisare. Quindi, se adesso proseguite da qui in poi, siete consapevoli e consenzienti di quello che state per visionare. Allora, ve leggerò pagina 114, poi magari anche pagina 115. Allora, qui è quando il protagonista maschile, George, il padre di famiglia, va un po' a parlare, a chiedere notizie al paese, un po' di questa casa, perché vivono lì da un po', lui e la sua famiglia vivono lì da un po', continuano a sentire queste cose inquietanti, questi fenomeni inspiegabili, e lui decide di andare un po' a chiedere al paese se qualcuno sa spiegargli, sa dirgli qualcosa. E questa è la scena del bar. Il giovane che aveva ripreso a lavare i bicchieri annuì, dopo che George gli ha detto se conosceva i De Feo. Sì, li conoscevo perché io abito nella loro casa adesso e lo so, lo interruppe il barista. George inarcò le sopracciglia sorpreso. La prima volta che siete entrato qui avete detto che vi eravate appena trasferito al 112 di Ocean Avenue. È lì che abitavano i De Feo. George finì la sua birra. Venivano mai qui? Il barista appoggiò un bicchiere pulito e si asciugò le mani. Solo Ronnie, quindi l'assassino. Qualche volta portava sua sorella Dawn, una ragazza carina, raccolse il bicchiere vuoto di George. Lo sapete che somigliate molto a Ronnie? La barba e tutto il resto, mi sembrate però più anziano. Parlava mai della loro casa? Il barista servì a George un'altra birra. La casa? Sì, insomma, non ha mai detto che vi succedevano fatti strani o qualcosa del genere? Chiese buttando giù un sorso. Il barista gli chiede: perché c'è qualcosa che non va in quel posto? Voglio dire, adesso, dopo la strage? No, no, fece George alzando una mano. Chiedevo solo se avesse mai detto niente prima di quella notte. Ovviamente qui George sta mentendo perché non vuole passare per pazzo, però ovviamente deve investigare su quello che sta succedendo. Però ovviamente non volendo passare per pazzo, lui dice che no, va tutto bene, però ovviamente non è così perché ovviamente per tutte le pagine precedenti sono già successe cose strane che lo hanno inquietato. Il barista si guardò intorno come per accertarsi che non vi fosse nessun altro in giro. Ronnie non ha mai detto nulla del genere a me personalmente, si fece più vicino a George. Ma voglio dirvi qualcosa. Una volta sono stato in quella casa, avevano fatto un grande ricevimento e il padre di Ronnie mi pagò perché mi occupassi del bar. George aveva bevuto metà della sua seconda birra. Come ti è sembrato quel posto? Una casa grande, molto grande, rispose, spalancando le sue braccia grasse. Però non ho visto granché, ero giù in cantina, birra e liquori si sprecarono quella notte, era il loro anniversario. Poi si guardò di nuovo intorno. Lo sapevate che c'è una stanza segreta laggiù? George fece finta di niente. No, e dove? E fece il barista, date un'occhiata dietro quegli sgabuzzini e troverete qualcosa che vi lascerà di stucco. George si appoggiò al bancone. Di che si tratta? Di una stanzetta piccola, l'ho scoperta quella sera quando ero in cantina. C'è uno sgabuzzino di compensato vicino alle scale, io lo usavo per tenere in fresco la birra, capite? Quando ho urtato una parete con un barilotto, sembrava che venisse giù tutto. Mi ha dato l'impressione di una porta segreta, come un vecchio film, sapete? E la stanza com'era? Chiese George, incitandolo a parlare. Il barista chinò il capo. Beh, ecco, quando ho urtato il pannello si è aperto e ho visto che dietro c'era uno spazio buio. La luce non funzionava, così ho acceso un fiammifero. E come d'incanto mi è apparso quello stanzino, tutto dipinto di rosso. Mi state prendendo in giro, protestò Giorgia. Il barista si pose la mano destra sul petto. Sacrosanta verità, credetemi, lo potete controllare. Giorgia finì la seconda birra. Devo proprio andare a vedere a questo punto. Mise un dollaro sul banco. Questo è per la birra, poi ne tirò fuori un altro, e questo è per te. Oh, grazie, signore. Il ragazzo lo guardò in faccia. Volete sapere una cosa buffa? Ho avuto degli incubi per quello stanzino. Incubi di che genere? Beh, qualche volta ho sognato che delle persone, non so chi fossero, uccidevano cani e maiali là dentro e usavano il loro sangue per qualche cerimonia. Cani e maiali? Già. Il giovanotto fece un gesto di disgusto con la mano. Quel posto deve avermi proprio impressionato, con quella vernice rossa e tutto il resto. Quando Giorgio ritornò a casa, tra lui e Katie e la moglie, ne avevano di storie da raccontarsi. Lei gli descrisse quella terribile esperienza nella loro camera da letto e lui la informò che il barista del Witches Brew gli aveva parlato dello stanzino rosso in cantina. Finì
finalmente cominciarono a capire che stava accadendo qualcosa che sfuggiva al loro controllo. Chiama padre Mancuso, ti prego, implorò Katie, chiedigli che venga qui. Poi ovviamente anche nel libro il prete stesso che comincia a dargli una mano viene ovviamente preso di mira da questa entità, quindi ad esempio lo attaccano. Il posto dove vive il prete viene, diciamo, anche infestato con questo campo malefico, quindi anche il prete in realtà avrà dei danni da questa esperienza. Va bene, allora, questa era una delle parti che mi erano piaciute più di tutti. Qui viene introdotto il tema del maiale scannato, che poi in realtà ricomparirà più là nel libro. Quando la bambina, come dicevo prima, rivela alla madre di parlare con questo maiale parlante. Anche lì la scena è veramente molto inquietante, soprattutto perché poi questo maiale parlante gli rivela che lei può stare per tutta l'eternità in quella casa, a giocare col bambino che era morto. Quindi questo era una minaccia per dirgli che sarebbe morta anche lei. Questo è il disegno che la bambina fece di questo maiale che correva in mezzo alla neve, peraltro c'è appunto l'altra scena, anche lì molto terrorizzante, del padre che effettivamente intorno alla casa, quando nevica, vede le orme di un maiale. Quindi capite che sono elementi proprio, insomma, letti così, sono molto, molto inquietanti. Allora, questo era giusto per darvi un po' l'idea del libro, dello stile. C'è poi il finale, però sono, diciamo, in dubbio se leggervelo o meno, perché il finale ovviamente è il crescendo di tutto l'orrore possibile. Però magari non ve lo leggo perché se decidete di leggere il libro vi voglio lasciare un po', diciamo, la suspense. Quindi sappiate che il finale ovviamente poi diventa proprio l'apice di tutti gli eventi terrifici che sono stati narrati per le prime 200 pagine. Allora, a fine libro c'è poi questa specie di spiegazione, nel senso che è stato appunto inserito questo post-scritto, dove viene data comunque una spiegazione, vengono date comunque delle spiegazioni d'ambito inerenti al paranormale, dimostrando che certi elementi comunque si ripetono di continuo, quindi il discorso della temperatura gelida. Il discorso anche del vedere questi spiriti sotto forma di animali, animali peraltro molto inquietanti, leggenda che peraltro in realtà si trova anche in altre, diciamo, in altre storie legate al folklore, ad esempio per dire nel folklore irlandese, se ricordo bene, c'era la figura del gatto, il gatto bianco, questo gatto bianco spettrale, o per dire ci sono anche altre leggende per dire legati ai cani fantasma. Che peraltro poi è stato anche un elemento che ricompare nel fantastico Il Mastino dei Baskerville di Conan Doyle, dove appunto si parla di questo cane. Lì ovviamente poi il romanzo giallo, non è il romanzo dell'orrore, però praticamente tutte le prime pagine, tutta la prima parte del romanzo ovviamente ha tinte molto gotiche, quindi i cani fantasma, i gatti fantasma, in questo libro ci troviamo questa specie di demone sotto forma di maiale parlante che comunque va a parlare con la bambina, capite che sono cose veramente molto inquietanti. Quindi anche qui il fenomeno, ad esempio, di questi animali malefici che comunque compaiono in determinati luoghi infestati, il fenomeno degli oggetti che si muovono da soli, il fenomeno anche dei suoni, sentire dei suoni tipo dei passi, il fenomeno anche dei sospiri o dell'essere anche delle voci. O anche dell'essere toccati. Essere toccati, ti giri e non c'è nessuno. Questa, ad esempio, è una cosa che in alcune pagine del libro la protagonista avverte, cioè lei è lì che cucina tranquilla, ad un certo punto sente qualcuno che le tocca la spalla, si gira e non vede nessuno. Oppure anche percepire odori dolciastri o anche proprio veri e propri odori tipo di fogna. Cioè, quindi sono tutte cose in realtà che trovate in questo romanzo, però sono degli elementi che trovate comunque anche se leggete dei libri dedicati al fenomeno dei poltergeist, perché tendono molto a ripetersi come fenomeni. E qui effettivamente poi nelle ultime pagine del libro, loro, ecco, chi comunque ha curato l'opera, tenta comunque di spiegarlo da un punto di vista, diciamo, di fenomeni proprio legati ai poltergeist. Però
Peraltro, quando la medium, o comunque le persone che hanno studiato il caso, che nel libro anche intervengono perché vanno comunque lì a vedere cosa c'è in questa casa che non va, riescono a distinguere più fantasmi, cioè non ci sono solo i fantasmi umani, il fantasma del bambino e anche di una donna, se ricordo, oltre comunque alla famiglia massacrata, ma c'erano anche queste entità proprio demoniache che non avevano niente di umano, quindi erano proprio le entità che volevano fare del male. Mentre invece le altre entità, quella del bambino o comunque quello anche dei morti, della famiglia di Odisseo, erano comunque delle entità che non volevano fare del male, comunque cercavano il contatto con la famiglia dei Lutz, però erano delle manifestazioni molto malinconiche. Questo poi anche qua. Ci sono determinati anche luoghi famosi dove appunto in realtà i fantasmi che compaiono sono dei fantasmi molto tristi. Solitamente ci sono anche dei fantasmi, anzi, per la maggior parte sono proprio questi fantasmi donne, magari che hanno vissuto delle tragiche storie d'amore, che si sono uccise o magari sono state uccise, che compaiono e se voi vedete compaiono in maniera molto malinconica, magari piangono o si disperano. O anche il fenomeno della Banshee, per dire, nel folklore irlandese, la Banshee è questa specie di figura femminile che annuncia sventure e compare ai membri di una famiglia quando devono accadere dei lutti. Si vede proprio questa donna che compare, che piange, piange perché non può fare niente, è proprio una specie di fantasma o comunque di entità domestica. E le famiglie irlandesi, magari oggigiorno non più, però all'epoca, nel 1800, avevano questo terrore di vedersi davanti la Banshee perché avrebbe voluto dire subire un lutto. Tra l'altro avevo letto anche di storie di famiglie irlandesi emigrate in America al tempo della carestia ottocentesca, che in realtà ebbero la visione della Banshee anche in America, cioè con tutto che loro erano emigrati lì, quindi erano andati via dall'Irlanda, però la Banshee comparve proprio per dire. Qui appunto vengono un po' riepilogati gli elementi spettrali tipici dei fenomeni di poltergeist o di possessioni. Abbiamo detto il freddo glaciale è una sindrome frequentemente vissuta da visitatori di case abitate da spettri. Sentono freddo in alcuni punti o avvertono un gelo penetrante. Gli occultisti pensano che un'entità disincarnata può assorbire energia termica e calore corporeo per acquisire l'energia necessaria per manifestarsi visibile e poi spostare gli oggetti. Si dice che gli animali si mostrino spesso a disagio e siano talora terrorizzati in luoghi abitati da spettri. Le finestre che si richiuse di colpo sulla mano di Danny trova riscontro in un caso accaduto in Inghilterra, dove la portiera di un'auto si chiuse da sola schiacciando la mano di una donna che stava recandosi a svolgere indagini su fenomeni paranormali. Pochi minuti dopo, mentre la stavano trasportando al più vicino ospedale, la sua mano ritornò come prima, stando al racconto di testimoni. L'immagine è balenata davanti a George, da lui in seguito identificata come la faccia di Ronald DeFeo. I suoi ricorrenti risvegli all'ora dell'assassinio dei DeFeo e i sogni di amplessi proibiti fatti da Katie trovano i loro corrispettivi in un fenomeno chiamato retrocognizione. Il danno alle porte, alle finestre, alla ringhiera, movimento, è il probabile telespostamento del leone di porcellana, il lezzo nauseante in cantina e nella canonica del Sacro Cuore sono tutti elementi familiari ai lettori della vasta letteratura sugli spiriti che si annunziano battendo colpi, i poltergeist. Tra l'altro esistono anche fotografie proprio di storie che poi sono appunto passate, di eventi che poi comunque hanno fatto storia. Si vedono proprio questi bambini che levitano, comunque oggetti che si spostano, cuscini che ad esempio vengono schiacciati da una forza invisibile. Cioè voi vedete il cuscino e improvvisamente è lì normale, improvvisamente vedete che c'è qualcosa che lo schiaccia, però è invisibile, è come se appunto una forza invisibile lo schiacciasse. Queste sono cose su cui appunto poi esistono anche fotografie. Poi vabbè, uno ovviamente ti dice che sono fotomontaggi e via dicendo, però. Ma non c'è niente di male comunque a indagare, forse è una cultura anche su queste cose. Il suono, ad esempio, suoni strani, come ad esempio suoni per dire legati a grandi pianoforti che rotolano giù dalle scale, poi tu vai a vedere e non c'è niente. Per dire, ad esempio, anche nel libro compaiono segni demoniaci per dire che il crocifisso si rovescia da solo.
Oppure, ad esempio, compaiono anche le mosche, per dire riferimento a Belzebub, il signore delle mosche. Ecco, e poi chi ha studiato un po' il fenomeno dice che la casa dei Woods ospitava quel che sembra almeno tre entità distinte. La medium si accorse almeno di due spiriti normali, ovvero di spiriti terrestri e di esseri umani, i quali per vari motivi rimangono attaccati a un particolare luogo. La donna di cui Katie aveva percepito il tocco e il profumo, una vecchia signora, può essere stata la vecchia proprietaria della casa che voleva semplicemente rassicurare la giovane donna, la quale trovava la sua cucina un luogo così attraente e piacevole. Allo stesso modo, il ragazzino con cui avevano parlato Missy, la cognata di Katie, era probabilmente anche egli uno spirito terrestre. Forse non si rendeva conto di essere morto. Tra l'altro questa è una vicenda che compare anche nel film di Others, veramente molto bello, che ero andata a vedere al cinema o anche DVD, dove appunto questi morti non si rendevano proprio conto di essere morti. Infatti poi il film si apre con questo colpo di scena alla fine. La figura incappucciata e il maiale Josie sembrano costituire una classe di entità completamente distinta. I demonologi ortodossi ritengono che gli angeli caduti possono manifestarsi a piacimento nelle sembianze di animali o di figure umane che incutono terrore. Per dire. E niente, il libro si conclude così. Si conclude un po' con questa rassegna comunque di eventi. E si conclude proprio così: non siamo obbligati ovviamente ad accettare questo, qualsiasi altra interpretazione parapsicologica degli eventi che hanno avuto luogo nella casa di Annie. Tuttavia, qualsiasi altra ipotesi ci porta immediatamente a tentare di costruire una serie ancora più incredibile di strane coincidenze, comuni allucinazioni o grotteschi fraintendimenti. Non vi è alcuna prova che strani eventi si siano verificati al 112 di Ocean Avenue, dopo il periodo di cui si parla in questo libro, ma anche questo si spiega. Molti parapsicologi hanno notato che le manifestazioni di fenomeni occulti, specie quelle caratterizzate da frequenti manifestazioni di poltergeist, spesso hanno improvvisamente termine come sono cominciate, per non ripetersi mai più. Orrore ad Amityville rimane uno di quegli oscuri misteri che mettono alla prova le nostre convinzioni sulla natura del mondo in cui viviamo. Ecco, George, che aveva appunto abitato in questa casa, conclude così. Esistono davvero, insiste George, e fanno del male ogni qualvolta se ne presenta l'occasione. Poi vabbè, ripeto, ovviamente chi dubita ti dice che in realtà questa è una coppia che non è vero niente, si sono inventati tutto per avere successo, poi ognuno la pensa come vuole. Però, per chi comunque vuole leggere un libro che secondo me è molto ben scritto, terrorizzante, questo secondo me fa proprio a caso vostro. Va bene, allora è venuto anche questo un video abbastanza lungo, spero che vi sia piaciuto. Io veramente ho qui direi anche un centinaio di libri dell'orrore, anche se vabbè, io sono cresciuta con la narrativa dell'orrore, poi ovviamente ho letto anche altro, poi crescendo mi sono messa a leggere anche altri libri. Non ho fatto magari tantissime recensioni, anche perché poi solitamente io ho gusti abbastanza classici nel genere horror, quindi poi c'è anche gente, cioè c'è gente che ha già fatto recensioni su queste cose, quindi diciamo che io magari preferisco fare degli argomenti un pochino più di nicchia, perché magari so che sono libri difficili da trovare, magari c'è poca gente che si interessa, quindi ho sempre fatto magari più video su altri argomenti e non tanto video sui libri dell'orrore, però vi assicuro che io sono proprio, soprattutto anni fa, ero veramente una lettrice esagitata di questo genere. Difatti, i classici li ho letti quasi tutti. E ho qui praticamente quasi tutto, ho anche qui cose un pochino più moderne, che però lessi quando ancora non avevo il computer, quindi in teoria dovrei, cioè per poter fare la recensione, dovrei star lì a rileggerli adesso, trascrivere le pagine più belle, poi magari faccio anche un video, però vabbè. Ormai il tempo è sempre poco, le energie anche sono poche qualche volta. Però sappiate che a tema horror,
fatto più che altro uscire tanti iscritti, quello sì, tanti iscritti. Magari poi sotto vi metto dei link con tutte un po' le cose che ho scritto su questo tema, così chi fosse interessato poi ovviamente magari ci clicca su e va poi a cercarsi in maniera autonoma una propria bibliografia sull'argomento. Va bene, allora, che altro dirvi? Ma direi che il video posso concluderlo qui. Spero che sia stato un video utile, diciamo, che sia servito ad intrattenervi. Se il libro l'avete letto e vi è piaciuto, fatemi un po' sapere i vostri commenti. Magari l'avete letto e non vi è piaciuto, insomma, fatemi un po' sapere cosa ne pensate. Se non l'avete letto e volete leggerlo, fatemi un po' sapere, magari mi farete sapere quando avrete finito di leggerlo, se concordate un po' con la mia recensione, se vi è piaciuto, se l'avete trovato magari cioè ormai magari anacronistico, se avete visto un pochino più moderno, insomma fatemi un po' sapere cosa ne pensate. Se poi avete visto anche film, se volete appunto parlarmi anche di magari non solo questi due, ne avete visti anche altri, sono curiosa un po' di sapere un po' cosa ne pensate. Va bene, allora concludo qui. Ringrazio tutte le persone che hanno ascoltato il video, spero che sia stato utile e interessante e vi saluto alla prossima analisi.